calcio, mercato chiuso, parola al campo. Il Pescara ospita il Pineto, inizio ore 20:45, diretta in chiaro su Rete 8 con ampio pregara a partire dalle 19:45. In attacco è emergenza, oltre agli infortunati a Cornero e Vergani, ai margini l'influenzato Cangiano e il neo biancazzurro Luca Sasanelli, causa squalifica. Recupera D'Agasso, in forte dubbio squizzato, virus intestinale. Torna a disposizione Pellacani, a distanza di un mese e mezzo dall'intervento al ginocchio, menisco interno. Nel cuore della difesa sarà tuttavia confermata la coppia Brosco-Di Pasquale. A centrocampo assente Franchini, fermato dal giudice sportivo. Aloy, vertice basso, De Marco e Tugnov mezzali. Davanti un rebus, malgrado le tante assenze. Ipotesi forse più logica, il neo biancazzurro Meazzi, appena arrivato finto esterno, con Cuppone riferimento centrale e Merola a destra. Ma Zeman, anch'egli in dubbio causa febbre, potrebbe affidarsi al 17enne Michael Zeppieri, sarebbe la prima da titolare, con Merola e Cuppone ai lati. Più verosimile in realtà la prima opzione. Ecco dunque il probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Brosco, Di Pasquale e Milani. In mediana De Marco, Aloy e Tugnov. Prima linea con Merola e Meazzi a supporto di Cuppone. Pineto in crisi di risultati, 4 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 7 partite. La squadra di Amaulo non vince dallo scorso 3 dicembre, 1-0 in casa col Sestri Levante. Curiosità, 11 pareggi, 2 in meno della Vis Pesaro in 23 gare, per ben 8 volte 1-1. 14 punti, nessuna sconfitta in 6 gare disputate nei primi 2 mesi e mezzo di campionato all'Adriatico Giovanni Cornacchia per l'indisponibilità del Mariani Pavone, oggetto di restyling. Dei 4 successi, anche quello storico conseguito col Pescara lo scorso 11 ottobre, quando cominciò la netta flessione dei biancazzurri. Sarà anche uno scontro tra bomber, da una parte le 8 reti di Cuppone, dall'altra le 11 marcature di Volpicelli, entrambi hanno portato in dote ben 15 punti. Pineto privo degli infortunati Amadio e Evangelisti e del lungo degente Schirone, che proprio all'andata si infortunò gravemente al ginocchio. Sistema di gioco 3-5-2, probabile 11, Tonti tre pali, in difesa Villa De Santis e Ingrosso, sulle fasce Teraschi e Borsoi, in mezzo Lombardi Play, mezzali Sannipoli e Germinario, in attacco Volpicelli e Shakir. Il tecnico Daniele Amaulo al microfono di Paolo Durante. Un anno fa era un sogno, adesso è una realtà giocare contro il Pescara. Vorremmo fare una buona prestazione e tutto parte dalla partita di Rimini. La prestazione deve essere quella, stare dentro la partita, sapere che possiamo andare in difficoltà, sapere che dobbiamo lottare. Farete una gara più di attesa oppure come all'andata comunque farete il vostro gioco, perché avete giocato anche per larghi tratti a viso aperto? Sì. L'atteggiamento nostro sarà questo, non è nostra intenzione metterci dietro e fare il gioco sull'altra squadra. Quando non lo faremo sicuramente è dovuto alla forza del Pescara che ci metterà le corde, però noi vorremmo dire imporre il nostro gioco, giocare una partita aperta e sperando che poi gli episodi siano favorevoli come è stato all'andata, perché abbiamo sofferto, abbiamo rischiato pure di andare sotto, mi ricordo bene la partita, quindi poi l'episodio ci ha premiato forse perché abbiamo voluto quel risultato a tutti i costi, quindi questa è la nostra forza, volere qualcosa che all'inizio può sembrare impossibile, però di impossibile non c'è niente, basta volere le cose, lottare e interpretare bene le gare. Si diceva del mercato, testé consegnato agli archivi, in casa Pescara, 4 arrivi, altrettante partenze. C'è grande curiosità sul 19enne attaccante Luca Sasanelli che, come ricordato, salterà per la squalifica la sfida con il Pineto. 2 anni fa vittoria della Viareggio Cup con l'under 18 del Sassuolo, allenata dall'ex biancazzurro Emanuele Cascione, che ne tratteggia le caratteristiche. È un ragazzo che non si risparmia mai, aiuta la squadra, ma allo stesso tempo riesce a dare grande incisività nel reparto offensivo. Vede la porta molto bene, ha un gran tiro, ha forza sulle gambe, giocatore che in prospettiva potrebbe avere un'ottima carriera. È da inquadrare ancora bene dal punto di vista tattico, a tuo avviso? Sicuramente si può adattare anche come punta centrale. A mio avviso, conoscendo anche il mister, quello che chiede alla punta, io lo vedo
per il suo modulo, per il suo modo di interpretare il calcio, meglio sull'esterno perché è molto bravo senza palla a tagliare dietro la linea difensiva, quindi secondo me poi alla fine l'adatterà lì, perché poi quando prende palla sull'esterno nell'uno contro uno è micidiale, che come ho detto ha forza sulle gambe, non ha paura di puntare l'uomo, e in più riesce anche comunque a servire il compagno per fare gol, quindi come gioca il mister è perfetto in quel ruolo secondo me. Quindi Sasanelli punta centrale ma meglio come esterno, eh? Sintetizziamo così? Sì. Assolutamente. Non è altissimo Emanuele, però mi dicevi oggi pomeriggio che è un giocatore che ha forza, oltre sì. A tecnica. Oltre alla tecnica. Sì, ha forza, è caparbio, non si arrende, non è facile da spostare, quindi al di là dell'altezza quello che conta è anche l'attitudine, la forza mentale e la voglia comunque di combattere. Quello fa la differenza. Poi ha un'ottima struttura fisica a livello proprio di gambe, ha una gamba importante sia nel breve che nel lungo.